Buongiorno a tutti, ben ritrovati e bentornati. Sono le 12.35 minuti in questo istante, mercoledì 28 novembre, una nuova puntata con Good Morning Milano. Ancora alla ricerca, in giro per la città metropolitana, a cercare protagonisti, luoghi, persone, eventi, insomma tutto quello che fa un po' Milano e che rende la nostra città forse anche migliore rispetto a molte altre, grazie appunto a queste persone che rendono particolare e ogni giorno fanno qualcosa per noi, per la nostra città, per chi ci vive, per chi la deve vivere in tutte le sue sfaccettature. Quest'oggi parliamo di un mondo fatto di bambini, di mamme, ma non solo, insomma vedremo, ne parleremo poi meglio, ne parliamo meglio, anzi con la nostra ospite di oggi. Sto parlando di Daniela Muragna. Buongiorno Daniela, di Mommy and Family. Ciao Fabio, chiedo scusa a tutti per la mia voce, ma va benissimo così. È da un po' di tempo che non ci vediamo, ti ringrazio per avermi ancora invitato e felice di essere di nuovo qua. Grazie mille di essere tornata qui con noi, perché insomma Mommy and Family infatti è un po' che non ti vediamo, però insomma sappiamo che la cosa si è sviluppata sempre di più, ma partiamo un po', ma facciamo un passo indietro, come si dice in questi casi. Raccontaci bene, allora, che cos'è Mommy and Family? Allora, Mommy and Family è un progetto che è legato ad un logo un po' particolare. Ho scelto i colori e poi il nome è dato proprio da quello che vuole essere il progetto, ossia l'idea che ci sia il mondo della mamma, ma insieme alla mamma anche la famiglia, quindi tutto quello che concerne la vita della mamma insieme al bambino, insieme al papà, insieme a tutta la famiglia. Non a caso il progetto è partito principalmente con il corso preparto per le mamme, un pochino differente dal solito, perché è comunque un corso non proprio come quelli che stanno negli ospedali, anche se è molto ampio, parte già dal terzo mese. Ed è un corso proprio di ginnastica per fare in modo che la mamma comunque anche durante la gravidanza, che non è malata, preciso questa cosa, faccia la sua attività fisica. È fatta una precisazione che effettivamente non è da scontato. Spesso e volentieri, troppo spesso, si tratta veramente la donna incinta o che ha appena partorito come una malata. Cioè non invece... Beh, non insomma, è proprio così. Diciamo che a maggior ragione così, nel mondo di oggi, dove le mamme sono veramente attivissime fino alla fine, anche a livello lavorativo, fanno sempre un sacco di cose. Le mie mamme sono veramente attivissime, sia prima che dopo. E il fatto di poter fare attività anche durante la gravidanza è una cosa straimportante, perché comunque mantiene la mamma in una situazione di stato fisico ottimale per arrivare poi al parto, perché alla fine quello che noi facciamo principalmente è proprio tutto un percorso legato anche alla figura del papà, questo povero papà che viene lasciato sempre un po' ai margini, che partecipa al corso. Quindi nella partecipazione al corso il papà proprio partecipa per cercare di capire realmente qual è il suo ruolo anche durante la fase del travaglio, quindi capire se si tratta solo di stringere una mano e di arrivare poi tra virgolette a farsela rompere, oppure, detto in maniera simpatica, oppure cercare di capire in quale modo aiutare la propria compagna per stare meglio e per vivere insieme un'emozione che comunque è creata proprio dalla famiglia, quindi non a caso famiglia anche per questo motivo. Ecco, mi sento di dire. La cosa bella di Mommy and Family è che è un luogo che però non ha, diciamo, né un solo luogo, la possiamo trovare in almeno tre sedi diverse, giusto? Sì, allora la prima, che è quella in cui è nato il progetto, per il quale ringrazio sempre Giulia, che è la ginecologa del centro, perché all'interno di questo centro di Via Libertà 35, dove è nato tutto, c'è principalmente lo studio della ginecologa, della dottoressa Giulia Di Troia, che praticamente ha dato a me e a Valentina, che è la nutrizionista, la possibilità insomma di attivare una serie di servizi che comunque rendono ancora il Mommy and Family ancora più completo, perché comunque anche con Valentina spesso si fanno degli incontri legati alla parte della nutrizione. Giulia, che è una ginecologa, comunque dà il suo supporto molto importante, quindi quella è la prima parte. Recentemente, la scorsa settimana, abbiamo fatto l'open day invece di Vittuone, in cui ha aperto un nuovo spazio Mommy and Family all'interno della residenza Il Gelso. E diciamo che è una cosa molto bella, anche perché lo spazio famiglia è stato dato attraverso il patrocinio del comune di Vittuone ed è all'interno di una residenza per anziani. Quindi Fabio, questa è la cosa un pochino diversa dalle solite, no? Il fatto di dire uno spazio famiglia all'interno di una residenza, dove di solito trovi solamente magari persone che non stanno bene, che invece possono dare ancora tantissime cose. Non a caso abbiamo intenzione di fare molti laboratori con i bambini in simbiosi con le persone anziane, per far capire che anche le persone anziane hanno ancora il loro valore.
quindi quello è fondamentale. E questo appunto grazie alla tua collaborazione con Vittuone, dicevi, giusto? Esatto, questo. Col comune di Vittuone, sì, con il vice sindaco Anna Restelli, che è una persona veramente molto dolce, che è addetta, insomma, una persona che si occupa della parte dei servizi sociali, eccetera, e lei ha sposato molto il progetto, anche perché in questo progetto ci sono delle cose molto interessanti. Io mi ricordo l'ultima volta che sono venuta a trovarti e ho parlato del tè dei papà, sì. Ti ricordi? Sì, ecco, sì, il tè dei papà, sì, è nato proprio qui a Vittuone. Ah. E questo tè dei papà, che cos'è, come funziona il tè dei papà, allora, che è molto interessante appunto questa cosa anche di, sì, no, ti chiami mamma e family, ma giustamente dire non c'è solo la mamma, ci sono i nonni, certo, ci sono i papà, certo, insomma, la parte family è molto importante, sì, appunto. Sì, la parte della famiglia, anche perché adesso ad esempio il 15 di dicembre su 7 invece, ma lo portiamo un po' in giro, abbiamo con l'associazione Salvagente un incontro sulla disostruzione pediatrica e sul salvabimbo, l'associazione Salvagente è molto conosciuta. A noi piace molto, collaboriamo da tanto tempo e in questo tipo di incontri che facciamo partecipano tutti, quindi che siano le babysitter piuttosto che il nonno che si occupa del bambino, la mamma, il papà, quindi chiunque ha a che fare con i bambini e che dovrebbe sapere, insomma, determinate situazioni, come cercare di risolverle, come intervenire. Quindi da lì, diciamo, anche con il supporto proprio del papà durante il corso preparto, poi è nata l'idea del tè dei papà. E il tè dei papà, a differenza del tè della mamma, c'è il papà che interagisce con il proprio bambino, quindi viene a fare attività di gioco, l'attività motoria. È vero anche che uno dice vabbè, ma io queste cose me le faccio a casa per me. Invece in quel momento c'è la possibilità di creare aggregazione anche tra i papà, perché il papà a volte cosa fa? Magari va a fare l'aperitivo, cioè, piuttosto, le mamme che si sa che fanno aggregazione, esatto, che invece per i papà è un po' al parco, oppure riescono a, però i papà, esatto, sono indietro invece. Che poi non è così, Fabio, in realtà, perché molti papà sono veramente degli ottimi papà. Io ho esperienze in questo e posso dire che sono papà molto attenti. Beh, è interessante, ci dà una speranza, ci dà così. No, assolutamente, siamo queste famiglie bellissimo. Con le disgregate, invece no, meno male. No, allora, c'è anche un aspetto, se mi permetto di agganciarmi a questo tuo... questa tua frase che hai detto poco fa della disgregazione, purtroppo ci sono anche tante famiglie che si separano e quindi Mommy and Family vuole andare incontro anche a questi tipi di situazioni. Ad esempio a Vittuone è nato lo spazio, che poi si parla di Vittuone, ma come Vittuone si parla di Settimo, si parla di Santo Stefano Ticino, cioè i luoghi diversi sono stati creati per cercare di avvicinarsi il più possibile alla cittadinanza, no? Molte persone, molte mamme non hanno la macchina, quindi l'idea di doversi spostare, andare in alcuni posti per trovare delle situazioni a loro consone non è fattibile perché non hanno magari la macchina per poterlo fare. In questo il Mommy and Family sta cercando di lavorare per poter portare anche un servizio auto per le mamme che non hanno questo tipo di supporto. E tornando invece al discorso della parte della separazione, abbiamo iniziato un percorso con una pedagogista da noi molto conosciuta che ha collaborato con noi diverse volte, in cui si fa... diciamo un lavoro di gruppo tra bambini, e sono bambini un pochino speciali, mi viene da dire, perché sono bimbi di genitori separati, quindi bimbi che magari hanno vissuto e vivono tuttora questo discorso della separazione, ma noi cerchiamo di farglielo vivere in maniera comunque molto, molto tranquilla. Devo dire che è una cosa che funziona molto bene, piace, e i bambini si trovano, vengono, fanno la merenda e hanno la possibilità comunque di confrontarsi con altri bambini che hanno il loro vissuto. Quindi questo è una cosa bella. So che stai preparando invece degli eventi molto importanti per questi giorni. Sì, allora abbiamo un evento, io mi scuso ancora per la voce, perdonatevi. Ma non c'è problema, mettiamo un filtro poi. No, il 30 e l'1, quindi venerdì e sabato, venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30, invece il sabato dalle 10 alle 12, che sono gli spazi previsti sul gelso di Vittuone, faremo questo servizio fotografico per famiglie. Abbiamo cercato di ideare questa cosa per rendere un po' la situazione, diciamo, abbastanza frivola in vista anche del Natale, e creare, diciamo, un evento un pochino particolare dove i genitori possono intanto venire a conoscere il posto, che è una cosa bella. Okay. L'idea di entrare per una cosa che non sia magari seria completamente, come può essere magari il discorso della separazione, che lo si vede in maniera un pochino più seria, ma anche in cose un pochino più frivole come queste, per potersi conoscere e dare il bigliettino di auguri di Natale con la foto di Natale di famiglia, sì, con il marchio del Mami, e questo, insomma, è una cosa che piace, abbiamo già avuto diversi riscontri. Infatti dicevo appunto, quindi tantissimi eventi legati al Natale, tantissime attività che fai appunto all'interno. Sì, all'interno del gelso in particolare c'è appunto questa parte del bambino. Stiamo parlando appunto della sede di Vittuone, sì, che si trova dentro la residenza il gelso, esatto, okay, in via Milano 51 per chi non lo sapesse.
E all'interno appunto abbiamo lo spazio compiti per i bambini, che è seguito comunque da un insegnante di matematica e fisica. Sono tutte mamme, Fabio, ci tengo a dire questa cosa perché sono tutte mamme che fanno comunque parte, diciamo, un po' del mio gruppo, della mia equipe, in cui ognuno di loro ha una particolarità. C'è anche tra l'altro una mamma che è una commercialista, che tu dirai cosa ci fa una commercialista nel Mamma in Family? Beh, dà un supporto con uno sportello ancora in via di sviluppo, e all'interno di questo sportello lei risponde a tutte le domande, tipo sono diventata mamma da poco, cosa devo fare, che domande devo fare al comune, il bonus che posso avere, piuttosto che tanti altri tipi di informazioni che Interessante possono appunto vedere trovare. come il supporto avviene davvero su tutto quello che diventa poi la vita della Sì, mamma e della famiglia esatto. con il proprio piccolo o piccola. So che c'è anche una bellissima grotta, o Sì, sbaglio? Non so, ho saputo questa cosa. quando ti ho mandato la foto mi ricordo che mi hai proprio scritto anch'io ci voglio venire. È una grotta Infatti. molto molto bella, si trova a Vanzago, si chiama Timos, e all'interno c'è una ragazza molto carina, Sara, che è una naturopata, quindi si lega molto e si sposa molto il lavoro che facciamo insieme. E io proprio oggi, ad esempio alle 5, faccio ginnastica con le mamme e con i bambini. La cosa bella è che questa grotta ha la sabbia solamente per terra, sui bordi ha tutto come un po' le tue pareti, diciamo, però ha tutto il mare, quindi proprio Ok. si vedono i pesci, sembra proprio stare Eccola dentro ad qua, un stiamo vedendo infatti le acquario. foto in questo momento, eccola qua. Esatto. E sopra c'è tutta una parte di luci bellissima che Ma questo è cambia. sconvolgente che per te c'è la sabbia, cioè questo Esatto, sì, non è, sembra sabbia, ma è è sale. È sale sale ancora. perché è la grotta di sale. Fa benissimo, quindi oggi sicuramente la mia voce ne gioverà tantissimo, perché mentre la cosa bella è che io, anche mentre lavoro, riesco a, Infatti, punto A mi tengo in infatti, infatti, infatti. forma, punto B con la grotta di sale, forse la mia voce ritorna, e quindi. Però le mamme anche di questa cosa sono molto contente. Tra l'altro nella grotta c'è lo spazio, proprio, non so, sicuramente si sta vedendo in diretta adesso, dove i bambini si possono sedere, possono giocare e fare Ah, attività. Quindi ottimo. io mi lego alle mamme, faccio ginnastica con le mamme, però nel Ok. frattempo faccio fare delle attività e seguo anche i Ai bambini. bambini. Esatto. Allora ricordiamo bene invece che tipo di attività possiamo trovare invece negli altri luoghi di Mamma & Family, tipo a Settimo, che tipo di attività fai? Allora, a Settimo c'è il Mommy and Baby, che è la ginnastica mamma-bambino, dopo il parto. E quindi la mamma che magari non si sente tranquilla, soprattutto per i primi giorni, a voler lasciare il suo bambino a casa Da o quando da si può fare già appena qualcuno, torno a ma casa? dopo Dopo un mese già un posso venire? mese, dipende dal tipo di parto che ha avuto la mamma, perché può aver avuto comunque anche un cesareo, lì la ripresa è un pochino più No, lunga. facciamo con Esatto, mia mamma che invece mi ha portato fuori senza problemi, un bambino abbastanza veloce, mi ha detto. Io non me lo ricordo, però dice che è stata molto veloce, ma così. ecco, dipende appunto dal tipo di parto. E poi al di là di questa cosa qui c'è il movimento gravidanza, che è la parte antecedente, e poi c'è l'active mom invece, che è la ginnastica per la mamma, che è diventata Perfetto. mamma, ma che vuole semplicemente stare un po' Come per i si fatti fa suoi e se prendersi un po' voglio di venire a fare una tempo. di queste attività a Settimo? Allora, c'è il mio recapito telefonico, che si vede anche adesso sui vari volantini. Questo qui che si vede adesso è quello di Vittone, con il marchio di Vittone, del comune di Vittone. E oltre a quello c'è la pagina Facebook Mommy & Family, con il logo a forma di cuore rosso e giallo, e il numero di telefono e la mail. Se vogliamo Perfetto. ricordare anche la mail, è dorispippo@gmail.com. Invece il numero di telefono è 349 44 92 797. Poi infatti ci Se mi volete sono. chiamare per avere delle informazioni, anche visto che c'è ancora qualche buchino per il servizio di Natale di questi 2 giorni, Ah, farebbe ecco, ok. piacere. Sì, Se... bisogna dare che ricordiamo, viene fatto invece a Vittuone, Questo giusto? viene fatto a Vittone, ma verrà ripetuto poi a Settimo, perché alcune Ah, mamme me l'hanno ecco. chiesto, perché Settimo resta Settimo, per l'8 di dicembre. Quindi Ah, ottimo. festeggiamo in una giornata un po' di festa, nel pomeriggio faremo il servizio fotografico. Ok. Poi c'è la sede anche a Santo Stefano, La invece. sede a Santo Stefano è l'Alda Merini, è una sede comunale, e anche questa è nata un po' in concomitanza con Vittone, ed è un'altra sede molto grande in cui facciamo tante altre cose, perché comunque il Mommy and Family Tipo davvero di attività fai lì? spazia. Cioè, a chi possiamo rivolgerci Allora, su Santo questa, Stefano? diciamo che l'attività del Mami principalmente legata al discorso del preparto, post, come ti dicevo. Il tempo per me, che si trova un po' in tutte le sedi, quindi se una mamma da una parte piuttosto che da un'altra vuole lasciare il proprio bambino nel momento in cui decide di andare a fare la spesa, piuttosto che deve andare magari a lavorare per un'oretta o due, ci lascia il bambino tranquillamente, come se fosse una specie di piccolo baby parking. In Santo Stefano adesso abbiamo il 14 di dicembre una serata legata ad una cosa un pochino formativa,
che è la famosa fatturazione elettronica che arriverà a breve. Quindi noi decidiamo anche di fare questi tipi di interventi per andare sempre incontro alla popolazione, quindi al di là di chi ha partita IVA ed è che ha comunque l'attività e lo deve usare principalmente, anche chi va a fronteggiarsi contro questa cosa per cercare di capire di cosa si tratta. E la cosa bella è che quando si fanno questi tipi di interventi, che tra l'altro questo della fatturazione elettronica è gratuito, io chiedo sempre un piccolo contributo se le mamme vogliono, ma proprio libero, e questo contributo va una parte in beneficenza e l'altra parte viene utilizzata, passami il termine, in beneficenza per il mami per comprare i giochi che i bimbi poi riutilizzeranno nello spazio. Quindi cerchiamo in un modo o nell'altro, nel partecipare a questi incontri, di rendere lo spazio sempre più bello, con l'aiuto anche dei genitori, quindi anche l'acquisto del gioco può arrivare direttamente dal genitore stesso. Perfetto, perfetto. Ricordiamo appunto che c'è una pagina Facebook comunque su cui possiamo trovare tutte le informazioni che ci servono, sì, giusto? Esatto, Mami and Family con il cuore giallo e rosso, e la E è una e-commerciale. Ci tengo a dirlo perché giusto, a volte no, si giusto, scrive giusto, in maniera giusto, differente. No, quindi. Comunque lo vedete spesso passare anche nei banner sotto le nostre dirette, e comunque metteremo il link anche nei commenti a questo video, quindi insomma potete trovare tutto quanto quello che vi interessa, tutte le indicazioni, tutte le informazioni, o comunque ma la scrivete a noi che giriamo i contatti tranquillamente. Ormai siamo amici, Fabio, mi sa che ci vedremo. Siamo di casa, quindi non c'è problema, anzi siamo ben contenti quando vieni a trovarci, quando ci vieni a raccontare anche delle novità, insomma sì. Molto interessante questa idea di Vittorio, dove hai comunque dove stai cercando di unire due sì. mondi spesso volentieri troppo separati, o meglio questi non sono è facile dare dei secondi nonni a questi bambini. Allora non è facile perché comunque è uno spazio principalmente, ovviamente come si sa, una residenza in cui le persone che non stanno bene alloggiano lì, però io sto trovando parecchi riscontri, le mamme comunque vengono, certo un minimo magari di parte iniziale così. Ecco, non fermatevi all'apparenza, però, questo esatto, per dire, non fermatevi al cancello, non fermatevi sul solo della porta, è vero, è sempre un RSA, non credo giusto, non esatto. È un RSA, quindi una residenza ha le sue regole, le sue inferiate anche molto probabilmente, però insomma non fermatevi a quello, cioè che poi quello che c'è dentro invece è un mondo fatto, l'avete visto poi come fa Daniele, insomma è un mondo fatto di protezione per il bambino, di coinvolgimento dell'intera famiglia a tutto quanto, per verrebbe a dire, perché insomma davvero anche il teddy, cioè io ricordo, porto sempre esempio il tè dei papà, secondo me veramente è geniale, cioè sì, sì, no, che non devono allora diciamo la verità, molti papà invece del tè hanno chiesto la birra. Vabbè, quindi vediamo se l'evoluzione. Si può unire, ma ci mancherebbe passare. Adesso qui si scherza, ma veramente l'ambiente è comunque molto tranquillo, molto gioviale, divertente, i bambini si divertono, stanno bene. E il Gelso ha uno spazio un pochino più ristretto e piccolino rispetto a Settimo, però è comunque vivibile e gestibile per tutte le cose che cerchiamo di fare. Chiunque delle persone che adesso sta guardando e vede queste locandine, che sono ricche di informazioni, le può anche trovare, dire, giusto? Le può trovare anche sulla pagina. Se non le trova sulla pagina può tranquillamente scrivere, e alcune di queste informazioni hanno la particolarità che si incastrano a livello di orari, però è importante dirlo che in ogni orario c'è un professionista diverso, quindi abbiamo l'insegnante, abbiamo la pedagogista, abbiamo l'educatrice, e poi vabbè ci sono io che mi occupo dell'attività fisica e tanti altri professionisti che quindi collaborano e si intersecano insomma. Per cercare di dare, anche perché io non posso fare tutto e non so fare tutto. Vabbè, chiunque so di noi, quindi la rete, quindi la rete è quello che poi crea tanto. Perfetto. Va bene, Daniela, siamo arrivati in conclusione della nostra puntata. Ricordiamolo, prima di chiudere, le coordinate della pagina Facebook, del profilo Instagram. So che c'è un profilo Instagram nato da poco. Sì, anche. Esatto, l'abbiamo modificato insieme. L'ho visto prima fuori dei lavori. Allora, sì, è sempre Mami e Family, anche su lì, di Daniela Murania, che sono io. E invece la pagina Facebook, semplicemente Mami and Family 2016, tra l'altro, perché anche nel, c'è un indirizzo email in cui scrivere, okay. Un link. Da trovare, il login di riconoscimento è quello che avete visto fino a poco vedete, fa. Lo vedete scorrere anche sotto nei nostri banner, esatto. Insomma quello è il loro, quello è il nome, Mami and Family, cercatelo, e tutte le informazioni di cui abbiamo parlato oggi, tutti questi volantini con pieni di informazioni appunto che magari vi siete persi mentre passavano in onda, invece adesso li potete poi vedere e capire Fabio, bene. Sì. Se mi permetti di dire un'ultima cosa, stiamo cercando di raccogliere anche dei giochi che i bimbi spesso e volentieri tengono in maniera perfetta, devo dire, sempre da utilizzare nello spazio.
spazio, quindi se ci sono delle mamme che hanno magari anche vestitini piuttosto che giochi usati che si chiedono sempre, non sappiamo dove lasciarli, che cosa fare, noi li raccogliamo e spesso la raccolta di queste cose vanno anche in beneficenza. Ne abbiamo dato un bel po' anche di vestitini che ci hanno portato le mamme, ad esempio nelle Marche, per i bimbi che comunque hanno avuto i problemi che sappiamo. Ecco, quindi questo è anche un po' un modo per fare rete, per fare beneficenza un po' a modo nostro. Questo è Mami & Family, questo è il mondo di Mami & Family. Lei è Daniela, la trovate appunto alle coordinate che abbiamo detto, qualsiasi cosa potete chiedere tranquillamente e lei sarà pronta a rispondere e soprattutto sicuramente pronta anche a inventarsi qualcosa di nuovo, perché so già che da qua a gennaio, non so, parlando di chissà quanti mesi nasceranno, chissà quante ci proviamo, quindi io ti invito poi a gennaio a tornare a raccontarci tutto quello va bene. Ci sarà in prospettiva poi della prima magari avanti. Anche chiedere ai genitori stessi se vogliono proporre qualche cosa di particolare di quello bisogno, insomma, quello è sempre. Ma è uno spazio davvero condiviso, aperto alla contaminazione, da quanto ho capito, quindi anzi, se avete idee, Daniela si mette al lavoro poi per realizzarle. Quindi, davvero tre luoghi importanti, abbiamo detto, Setto Milanese, Santo Stefano e Vittuone, tre punti in cui poter vivere dei momenti intensi e importanti con i vostri bambini, con la vostra famiglia, sia che voi siete mamme, papà, nonni o nonne. Daniela, grazie mille davvero di essere con noi oggi. Grazie a te Fabio, sempre professionale e gentilissimo. Grazie. Ci si prova, come si dice in questi casi. Grazie davvero, allora ci vediamo presto, ci vedremo nella grotta di sale, vi devo venire a provare. Assolutamente, con la palla, ovviamente, quella grande. Sempre. Grazie mille Daniela Murania, Mami & Family. Tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alla stessa ora, sempre qui in diretta, per raccontare tutto ciò che gira intorno a Milano. Questo è Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto!